sicure quest'anno le piste dell'Abetone grazie al rafforzamento del servizio prestato dalla Polizia di Stato. L'incremento del 30% è stato annunciato lo scorso 27 dicembre dal questore di Pistoia, Maurizio Manzo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il nuovo Val di Luce Spa Resort. Il gruppo della Polizia di Stato, che quest'anno è sull'Abetone in forza, diciamo, perché abbiamo aumentato il numero del 30% rispetto agli altri anni e abbiamo coperto tutto l'Abetone. Personale è specializzato, viene specializzato presso la nostra scuola alpina di Moena e dopo di questo corso poi viene inviato presso le varie strutture. In totale sono 250 sparsi in tutta Italia. Provengono tutti dalle uffici operativi, dalle squadre volanti, quindi in sostanza si trasferisce la volante su strada a una volante sulla neve. Dal soccorso all'attività di prevenzione contro i crimini e al far rispettare la normativa vigente sulla sicurezza sulle piste da parte degli utenti della neve. Abbiamo iniziato già a far sì che la normativa non venga disattesa e quindi già qualche multa è stata fatta dai nostri operatori, in particolare per coloro che fanno il fuoripista oppure per coloro che non usano il casco, quantomeno in sostanza per i bimbi e per i genitori, perché non fanno indossare il casco ai propri figli. Il ruolo della polizia nel nostro comprensorio è molto importante. Come ho sempre sostenuto, oggi le località invernali non possono fare a meno della vigilanza sulle piste. Ci vuole gente qualificata come la Polizia di Stato.